tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati ragazzi, oggi secondo giorno di Ostia Comics ragazzi. Ora andiamo subito a fare qualche intervista a qualche cosplayer che ho visto qua in giro. Ma prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attiva la campanella, mettere un commento, tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, lo sapete già cosa dovete fare insomma. Quindi ora andiamo subito a vedere questa seconda giornata di Ostia Comics, che oggi il sole stamattina era cocentissimo, oggi un po' si è un po' rinfrescato, quindi andiamo subito a vedere i primi cosplayer. E qua invece c'è sta pure la volpe, abbiamo beccato, sì. Che personaggio è il tuo? Come te chiami? Garo di Genshin. Genshin Impact, ma c'è sta una moda di sto Genshin Impact, mamma mia. Senti, per una persona che non conosce Genshin Impact, come io spieghi? È un videogioco? Sì, un videogioco. È praticamente un team e devi sconfiggere i nemici. Dove, la della dove si gioca sto videogioco? Al computer, sulla Play? Su PC, ovunque, tranne sulle Switch no. È online, diciamo. Sì, è gratis poi. Come gratis? Sì. Come? Sì, ecco, gratis. Ecco perché ci giocano tu, perché è gratis. Però questa, allora, se mo mi devi dire, l'hai comprato tu o l'hai fatto questo qua? L'hai comprato da AliExpress? Sì. Oh wow, ci ho azzeccato, sì. E vabbè, senti, prima volta che vieni qua? Sì. Ti piace? Sì. Ci tornerai? Sì. Brava, vabbè. E quindi fammi vedere il pompon. Oh, la coda, come l'hai attaccata la coda, sì? C'ha una cintura da attaccare avanti. Con la cintura l'hai attaccata, ok, raga, non pensate a male, che io già lo so che è stata a pensare a male la coda così. Con la cintura, sì. Giusto? Bravo. Quindi le orecchie, cose. Oh, me senti? Se sente? Vabbè, dai, non mi dà fastidio a qualcun altro cosplayer, raga, andiamo. Oh, e qua c'è sta pure Biancaneve. Oh, abbiamo beccato Biancaneve. Mi offendo perché se non ti ricordi chi sono, guarda, me ne vado. Tu sei fiore di luna, raga. Infatti stavo per cancellare dagli amici di Facebook. Guarda, non gli rivolgo mai più la parola. Ma io magari loro sicuramente ti conosceranno. No, quindi abbiamo lo special guest. Vabbè, senti, perché hai scelto sto personaggio oggi? Perché almeno stai più. Perché fa caldo. Perché fa. Allora, raga, se fa caldo, che se metto. Io prima ho visto tutti imbacuccati. No, tutti. Io non. Come cazzo fanno, zii? No, non si può. Bisogna trovare un outfit estivo con cui. E se non è, lo adatti, giusto? Esatto, bravo. Cioè, semplice. Io mi hanno regalato questo costume di proprio Biancaneve, official. E allora poi ho detto, sai che ti dico? Oh, metti, scusa, sta là in armadio buttato. Esatto, ma tra l'altro ce l'ho dallo scorso agosto. Sì. E sto facendo il coming out adesso. Beh, sta bene. Senti, questo c'hai pisolo, giusto? No. È pisolo, cucciolo. Questo. Cucciolo e brontolo, vedi? Pure. Più cucciolo, più brontolo. Io sono più brontolo, brontolone, sono brontolone. Senti, la prima volta che vieni qua all'Ostia Comics. Tu è la prima volta che vieni all'Ostia Comics? Io no. Per se mi fai questa domanda significa che è la prima volta. Io ce vengo, se io ce le faccio tutte, riesco a farle quasi tutte. Pure di Eve. No, beh, sono stata qui anche lo scorso anno come ospite. Ho cantato e ieri ho presentato il mio nuovo inedito, ma canzone perché, estiva. Sai perché non t'ho visto? Perché io me ne vado sempre prima. Bravo. Me ne va. Me do. Bravo. Subito, se no trovo il casino sul raccordo. Ho visto i tuoi video di ieri. Brava, raga, hai visto come si fa? Mi piace. Brava, mettete anche voi, mi piace. Anche se mi sono domandata, ma per quale motivo non mette gli hashtag questo ragazzo? Cioè, è talmente famoso che non ha bisogno. Ma sai perché mi pesa il me pesa il culo. No, i bambini, ci sono i bambini, mi raccomando. Mi pesa il pesco, il pesco, c'è sta il pesco. La pesca, la pesca. Mo dove vai? La pesca. La pesca o la pesca? La pesca. La pesca o la pesca? La pesca. Che pena. Senti, dove vado? Cosa mo dove vai? Mo che fai mo? Faccio un giro, vado a trovare un po' di amici che hanno gli stand. E poi? E poi alle 18 in punto canto lì sopra canzone estiva. Oh raga, che se non fai un video con quella canzone ti tolgo sempre dagli amici. Minacce così gratuite.
Dai, dai, c'è sta, raga. Ah, ho spammo dovunque, peggio da ho spammo proprio a morire. Ti devo dire una cosa. Che mi devi dire? Che cosa mi devi dire? Che comunque un po' mi stai simpatico. Poco, giusto quella punta a punta. Sì, pochino, non un po' troppo. Un po' troppo. Senti, dammi brontolo che mi porto a fare qualche altro giro insieme agli altri cosplayer. Andiamo a dar fastidio agli altri cosplayer che li vedo belli a rilassasse, però quando te rilassi troppo vengo io che te rompo RK, diciamo, a loro che si stanno belli a rilassare con calma. Sì, proprio vedi che ha girato proprio la testa, ha girato a dire ma che cazzo. E invece sì. Beh, io anche ieri ero. Pure ieri c'è sta ma tu sei sempre qua, stai, sì. Pure tu. No, tu eri un altro cosplay però. Sì, noi due. Eravate voi due, lei non c'era però, vero? Tu non c'eri. E tu come te chiami? Oh, tu come te chiami invece? Child. Child? Tutte. Perché ci avete sta collana di fiume? Venite dalle Hawaii, venite. Pure ieri venivate dalle Hawaii. Tu venivi dalle Hawaii, giusto? Tu invece? Io Bennett. Il personaggio come si chiama? Bennett. Sì? Bennett. Perché hai scelto sto personaggio? Che è il mio personaggio preferito. Sì, ma perché? Ma perché ho preso preferito? È figo! È figo, con gli occhiali nasce, vedi, davvero sono finti, sì. Io non ci vedo nemmeno così. Tu così sei proprio ciecato. Ah, ecco sì, perché. Vedi, vedi che ti sei fatta male, c'è il cerotto qua sopra. Che ti è successo? Hai avuto una testata ti ha dato una testata da. Senti, perché avete scelto sto personaggio, sì? Beh, la stessa motivazione. Perché vi piace? Senti, fammola così, mi metto qua al centro. Ah, oh, proprio così, mi metto qua. Senti, ditemi una cosa, l'avete mai fatto in cosplay? Non ancora. Tu? Non ancora. Cioè, stasera.
insieme. Dai, c'è sta, raga, c'è sta. E invece la vostra crush, quale qui? C'è sta un crush, come si dice? Chi è? Bravo! L'amore vince su tutto, bravi ragazze. Fammi vedere gli occhiali. Cioè, posso piare gli occhiali, sì? Non vedi. Occhiali su occhiali, sì, so proprio bene. Oh raga, e qua andiamo all'attacco dei giganti. Chi sei tu? Come ti chiami? Levi Ackerman. Levi? Ackerman. Ackerman, senti, perché hai scelto sto personaggio oltre che a morire de caldo? Sono alta 1,60 e ho detto ma sì, dai, facciamolo. Ma sui capelli che sopravvive. Ah, è l'unico che ma sui capelli tuoi, questo no, è una parrucca. Minchia, sì, è fatta proprio bene, te lo posso dire. Parono proprio i capelli tua, parono. Modestamente, perché in realtà ho rubato i capelli alle persone. Ah, yeah, tu sei. Notte sono andata a rasare la gente. E tagliate, ti sei messa in testa, ti sei messa. Bellissimo, guarda che chioma. Vedi, sta proprio bene, stai. Grazie, la prima volta che vieni qua. La Sea Comics, sì. L'ultima fiera che hai fatto, qual è stata? L'ultima fiera che ho fatto è stata l'NCM a Londra. A Londra, a megoglioni, insomma, a Londra si è andata. Com'è Londra? Non andateci, sono. No, non andateci. Soprattutto non atterrate all'aeroporto di. Che era di Gatwick, no! E non prendete Vueling, vi fanno l'overbooking, è una cazzata, scappate, non fatelo. Ma perché? Ho i traumi. Io ci sono stato, era fantastica. Era bella Londra, alla fera? No, ma abbastanza sì. Nel lontano 2012. No, vabbè, la vera è caruccetta, siamo entrati senza pagare. Perché che cazzo voi, sì, ma che cazzo. A ladro. Pass content creator, ragazzi, diventate content creator su TikTok. Vedi, questa è la figata, capito? Che cazzo te frega, zì, gli parli pure male. Mi serve solo a quello. Cioè, fammi capire, tu sei entrata gratis nella fiera. Ma parli di Londra. E gli parli pure male. Però parli di Londra. Se mo sa stare in becca sui specchi, sa tira. Senti, invece loro, tu che stai qua, sei qua, è sempre l'attacco dei giganti. Tutti loro, tutto attacco. Solo che noi siamo in vacanza, capito? Sì, com'è? Fammi vedere. Ah, sei non sono qua. D'accordo che siete in vacanza con tu invece. Chi mi ha dato il permesso? Non ci paghi. Come ti chiami? Armin Arlet. Ma perché sei andata a armare? Sì, siamo a Ostia, scusa. E tu invece come ti chiami? Jean Kirstein. Cosa? È francese, non è importante. Siete andate a armare tutte e due qua di fronte. Esatto, capito? Tra un pochino Ostia Beach e poi vanno a ammazzare i giganti. Ah, ecco, vedi. Tra un gigante e l'altro ci sta pure il medusone nel mare, che ammazzi pure quella, diciamo. Senti, perché le attive di Ostia? Bravo, esattamente. Sai perché c'è questo personaggio, raga? Perché è un cazzone. Perché è un cazzone. Sì, il mio perché letteralmente è un cazzone. È un cazzo, capito. Senti, raga, una domanda per tutte e tre, raga, L'avete mai fatto in cosplay, raga? Dite la verità. Io sì. Sì. Tu? Io sì. Poi che personaggio? Non so. Basta, troppi dettagli personali. Tu invece? Sono Ace. No, quindi è sessuale, non è interessato a queste cose. Ah, sì. Non mi interessa. Okay. E tu invece? Asessuale. Sei pure tu come i cosi, ho capito. Come i cosi. Non ti preoccupare, io lo faccio per tutti e due, nessun problema. Tu, ecco, vediamo. La nostra tranquillezza del nostro piano. Quindi ora si spiega perché la cosa, perché lui ha fatto la cosa che si è presa da entrambe le parti. Si è presa le cose. Abbiamo ceduto con piacere le nostre energie. L'avete ceduta a lui, quindi tu proprio stai proprio bella cara. Carico a palla, stai proprio a carico a pallettoni. Esatto. Allora mo te faccio vedere una, ya carichi. E niente, raga, mo ci sta, andiamo a vedere chi altro dovemo dare fastidio. A te, a lei voglio dare fastidio. Te se son pigliati gli occhiali, sì, proprio in diretta video, proprio così. Metti così che tanto non si vede, zi, non fa niente. Vieni qua, vieni. Senti, Naco, fatte vedere bene dai amici nostri. Come te chiami? Alicia. Alicia, che personaggio è il tuo? Allora, c'hai gli occhiali, però vabbè. Sarebbe Doflamingo di One Piece versione femminile. Ah, ecco, vedi, infatti, vedo tutte le piumone, questi occhialoni così Sto strani. Pensando di fare anche quello normale, però costano un botto praticamente le piume. Però dettagli. Ma quello normale è tutto coperto, esatto. Così, con sto caldo, è proprio l'ideale. Proprio quello d'inverno, vedi, quello per un look ci sta, che bello. Più purché più vedente, frega in caso, c'ha la pelliciona, esatto, esattamente. Beh, senti, la prima volta che vieni qua, sì, ti piace?
abbastanza, mi è piaciuto, sì. Senti, una domanda, sto a fare anche agli altri, una domanda così un po' strana. Lo hai mai fatto in cosplay? No. No. Se lo vorresti fare in futuro? Sì, no. Con quale personaggio lo vorresti fare, diciamo? Vestito, cioè con quale cosplay? Allora, penso o Mari di Evangelion o questo qua di Dolphin. Che ci sta effettivamente, vedi, tiene proprio, è giusto la cosa. C'è sta un tuo crush, una crush che ti piace, sì? Fidanzata. E dove sta, zi? È incomizzato a casa. No, o salutiamo, zi? O saluti, dai, mandagli un bacio a sto. Ciao, a nonno Gapkan. Com'è? Nonno Gapkan. Nonno Gapkan, salutalo. Ciao, nonno Gapkan. Damogli un bacio, nonno Gapkan. Ciao, un bacio anche a... Raga, scrivete nei commenti, anche voi dategli un bacio a nonno Gapkan. Mandategli un bacio, scrivetelo qua sotto nei commenti e salutamolo a sto ragazzo che sta in Covid. Mannaggia lui, mannaggia tutto, proprio oggi, capito? Proprio oggi deve succedere. Vabbè, raga, senti, gli occhiali mi fai vedere, no? Stanno tutti incastrati. Sai che ci provo. Staccati gli occhiali. Fammi rivedere, mi posso provare, sì? Mi posso provare gli occhiali? Fammi vedere. Vedi come sto, raga? Sono fashion. Andiamo a vedere gli altri cosplayer, raga. Andiamo a dar fastidio a qualcun altro. Qua c'è sta pure loro da Demon Slayer, giusto, raga? Oh, come ti chiami tu? Fabio. Fabio, tu? Giulia. Giulia, ma sto spadone, zi? Escilo fuori lo spadone. Fammi vedere. Dov'è, zi? Vedi, lui sta facendo le consegne, sta consegnando le pizze con sto zaino, giusto? Glove, hai visto? Vedi? Cioè, pure là Demon Slayer c'è sta Glove che consegna le pizze. Consegna i demoni qua dentro. Senti una cosa, raga, prima volta che venite qua dentro. Cioè, all'Ostia Comics, la prima volta che venite. Sì. Ti piace? Sì. Sì, mi piace. Carino, è un bel posto. Cioè, ti sei messa a fare un skate qua dietro sopra sta pista? Sì, io se mi metto a fare una cosa del genere, come minimo mi ricoverano 2 settimane in ortopedia che mi spacco tutto, mi spacco. Tu sai fare un skate? No. No, sì, mi lascia stare, sì. Tu sai fare un skate? No. Pensavo facesse il figo, io so fa. E invece, no, ma come? Mi rovinato. Rifacciamo il video. Lo sai fare tuo skate? Voglia. Fammi vedere come fa. Portami lo skate. Senti, raga, vi faccio una domanda, raga. Lo avete mai fatto in cosplay? No? No, tu? No. C'ha la faccia un po' così che non credo mi stia già da avere. Di verità, zi, di verità. Non ho capito, scusi. Scatta. Vabbè, senti, raga, no, io vado a dar fastidio a qualche altro cosplay così o faccio a fettine, che dici? Sta spada mo te la porto. Bello! La stativa col martellone! Oh! Tu sei capitata proprio nel momento giusto di chiusura video, chiudo con te il video, chiudo. Okay. Senti, senti, teniti sto martellone, sì, che personaggio è il tuo? Junko Noshima di Danganronpa. Come? Junko Noshima. Junko Noshima, non che com'è? Junko Noshima di Danganronpa. Danganronpa, ma che cazzo di cosa, raga? È un videogioco / anime. Ah, è un videogioco o anime? Entrambe le cose, cioè sarebbe più un videogioco, ma ci hanno fatto anche l'anime. Ah, ecco, vedi. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Dimmi un po'. Perché boh, che motivazione devo dare? Perché mi piace. Perché te piace, ti piace dare martellate a gente con. A parte quello, ma poi del tipo avevo trovato la parrucca economica, più a me Danganronpa piace molto, quindi ho deciso di farlo. L'hai fatto tu sto martellone? Sì, questo martellone l'ho fatto io, praticamente ci ho impegnato tipo una settimana per crearlo. L'ho fatto tutto a mano, mi sono chiusa in casa. Fai vedere. Tiè, raga, guardate un po', guardate sto martellone, raga, scrivetelo nei commenti, raga, quanto è bello, quanto è figo. Senti una cosa, attenti, diciamolo insieme, raga, di iscriversi al canale, attiva la campanella, mette like, commentate, fa tutte le cose che devono fare sempre. Ok, allora ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e... Se no, viene con sto martello, vota dentro i sentimenti. Nei sentimenti il martello, come che fa col martello? Fa cosa col martello, fai, dagli una martellata, okay. Così.
Oh, brava raga. Mi raccomando raga, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari.